Buongiorno, buon caffè. Che cosa vi ispira l'immagine di un bambino? Se qualcuno vi dice di essere come un bambino, a cosa pensate? Fatto? Beh, forse oggi si pensa all'innocenza, alla fiducia, alla disponibilità, all'affetto per tutti, ignorando tutto il famoso discorso del buon selvaggio, ma lasciamolo perdere. Comunque si pensa a questa delicatezza particolare nell'accettare gli altri, nell'accettare la vita, nel vivere sempre sorridente e allegro. È così, vero? Siccome faccio evidentemente riferimento a una frase famosa tratta dal Vangelo, quello dell'essere come bambini, oggi ho scoperto una novità che mi ha veramente lasciato di stucco, perché giustamente il sacerdote che ha speso due parole ci ha spiegato che non è proprio così, perché in quegli anni, non soltanto in Palestina ma dappertutto, l'essere bambini aveva un altro senso. Innanzitutto eri di proprietà dei genitori, eri quasi un oggetto, non eri neanche una persona. E poi soprattutto eri un oggetto che non sapeva se avrebbe avuto un futuro, perché a quell'epoca, in quell'epoca, circa il 60% dei bambini sotto i 5 anni non li superava, non andava oltre. Quindi l'essere come i bambini è l'essere totalmente fiduciosi del futuro, quale che sia, è lo sperare comunque nel quotidiano, senza immaginare di vedersi grandi, è la fragilità totale. Ma al di là di questo, che comunque è interessante, direi molto intrigante, quello che volevo sottolineare è come a volte interpretiamo con i nostri schemi, con la nostra cultura, con le regole del nostro tempo, situazioni, storie, spunti, suggerimenti che invece hanno un significato completamente differente, che raccontano storie diverse, che in qualche modo hanno un messaggio differente da raccontarci, magari più profondo, magari più significativo. Eppure ce lo perdiamo perché rimaniamo all'interno dei nostri schemi, delle nostre procedure, dei nostri ideali, dei nostri modi, pregiudizi, diciamo così. E questo credo che valga anche quando parliamo con qualcun altro, senza partire dalla loro storia, senza partire dal peso che loro danno a queste parole. Buongiorno e buon caffè.